Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Mamma vado a fare il... Paleoartista. Bravissimo Fabrizio. Oh, sì, ce l'ho fatta. Ci sono voluto Con un la po' di montate, sicurezza proprio. Sì. ma siamo tutti molto convinti del nome del format. Sì, dai, ormai. Che puntata è questa? Questa già mi chiedi troppo. È una Che puntata, la numero di settima, ti dico. dovrebbe essere la settima? La Vedi? settima, ciao. Ero bravissimo. Cavoli. L'avevo pure indovinata. Fino a 10 io so contare, poi dopo non lo È so, già però tosta. 10 ce l'abbiamo. E fino a lì almeno la nostra base di... Di della matematica. matematica. Matematica base 10. Che Esatto. in realtà non conta il 10 per te lo 0, ma questo è un altro discorso. E quindi siamo alla puntata 6. Sì, tecnicamente. Oh, cacchio. Madonna, vabbè, è già troppo difficile questo conteggio. Vabbè. Di cosa parliamo oggi? Quindi, oggi parliamo dei grandi versus nella paleoarte. Chi ci segue avrà sicuramente visto che un mesetto fa abbiamo pubblicato una storia in cui vi chiedevamo quali fossero i grandi versus della paleoarte che vi interessavano, no? Sì, tipo tirannosauro verso spinosauro. No, verso No? un pochino più fini, un po' più sottili. Ah, scientificamente Un po' accurati. meno gozzillosi. Attimo. Ok. Scientifica. Adesso vediamo. Vediamo. Ok. Quindi, innanzitutto, grazie perché ci sono state un sacco di risposte. Le avete lette? Sì, certo. Beh, grazie. Sì, siamo molto contenti, Assolutamente, in realtà. Della community che si sta facendo sentire sempre di più. Ci fa molto piacere. Beh, cominciamo a spiegare cos'è un versus, insomma. Cosa Esatto. intendiamo per Mi versus? sono un attimo perso. Quindi, cosa intendiamo per versus? Quindi, oggi andremo a parlare di argomenti che sono leggermente controversi nel mondo della paleoarte o della paleontologia, no? Sì. Ad esempio, il primo argomento di cui andiamo a trattare oggi è labbra o non labbra. Fabrizio, Esatto. togliti quel sorrisetto malizioso perché non è il caso. Cioè, Non lo so. Mi piaceva avere questa giuro che non ho parentesi. fatto niente per una Sì, ma volta. Qualcuno io... sicuramente avrà capito che ci ascolta, a cosa ci stiamo riferendo. Per favore, quindi cosa intendiamo? C'è questa piccola diatriba, no? Dovuta, diciamo, anche all'analisi, alla comparazione dei denti di alcuni fossili, no? Che Sì. vengono magari comparati con quelli che sono i rettili odierni, no? Con Ad esempio, animali attuali, ancora animali che viventi, sono ancora certo. vivi. Certo, solitamente con rettili Giustamente. si vengono parla di paragonati. dinosauri, sì, La siamo nel prima campo dei associazione che rettili, sì. viene, coccodrillo o il varano, Esatto. che però nonostante siano entrambi rettili, hanno delle conformazioni riguardo ai denti molto, molto, molto differenti. Diverse, sì. Sì, soprattutto poi sull'animale in vita, che è molto diverso un coccodrillo da un varano, appunto. Quindi, Fabrizio, Sì. cosa si intende soprattutto per labbra? Che ansia. Allora, le labbra sono quell'apparato che viene anche coperto di rossetto negli esseri umani, però effettivamente negli animali le labbra hanno un'importanza molto grande. Animali acquatici senza labbra, come stavi dicendo tu prima, ad esempio il coccodrillo è un rettile acquatico e non ha le labbra, ha i denti esposti. Mentre invece un animale, esattamente come dicevi tu prima, il varano, ha delle labbra coperte di squame, però che coprono i denti. Che li Ed è un proteggono. animale terrestre. Ah, diciamo che per labbra, così in senso generico, si intendono comunque appunto del tessuto molle, che può essere comunque una parte carnosa ricoperta poi di pelle oppure di squame, che copre quelli che sono i denti, insomma, Esatto. fondamentalmente. Questo può essere un tipo di labbra che è un tipo di labbra mobile, come per esempio quella dei mammiferi, che è un tipo di labbra la cui posizione, sono dei muscoli la cui posizione può essere modificata, quindi può assumere determinate posizioni. Nei primati questa cosa è particolarmente evidente, magari in altri animali, sempre mammiferi, come per esempio, non so, i canidi o i felidi, le labbra sono meno mobili, insomma. Ok, Beh, quindi... invece in altri animali tipo erbivori, Lì mammiferi erbivori, sono... sono quasi prensili le labbra, quindi hanno un movimento completamente diverso da quello che possiamo fare noi Ah o sì, da quello che può fare un mi viene in gatto, mente il un cavallo, ad esempio, penso che sia cane. Sì, esatto. un'estremizzazione, addirittura il tapiro, in cui praticamente il naso e il labbro superiore sono fusi assieme facendo una specie di proboscide. Stessa cosa che accade negli elefanti, anche se non sono imparentati. Ok, quindi Quindi la... primissima domanda che ovviamente sorge spontanea è: nell'utilizzo pratico, a cosa possono servire le labbra? Diciamo che possono, Cosa di servono? Perché solito, esistono, non è che possono servire. A cosa servono in effetti le labbra? di solito servono due cose principali. Il primo è quello di proteggere i denti e il cavo orale, fondamentalmente, da incursioni di cose che possono entrare, oppure anche dal disseccamento del cavo orale. Nel frattempo, oltre a questo, possono servire anche, nel caso appunto dei rettili, principalmente, nella respirazione, o meglio, nel creare una camera in
in cui si crea il vuoto in modo tale che l'animale possa respirare. Di questa cosa ne parla Andrea Cau, che è un paleontologo, nel suo podcast, nel suo blog. Anche. Mm-hmm. Ovviamente non è una cosa che ha inventato lui ne parla, però fondamentalmente quello che succede nei rettili moderni, insomma, e nei rettili includiamo anche gli uccelli in questo caso, è che questi animali non sono dotati di diaframma. A parte qualche rettile, forse se non sbaglio, che è stato trovato risalente al Permiano, al Triassico, se non mi ricordo bene, che quel tipo di rettile lì, di cui non mi ricordo il nome, adesso magari lo cercherò e ve lo dirò nelle prossime puntate, è stato trovato degli indicatori della presenza del diaframma, però fondamentalmente i rettili non hanno il diaframma. Cos'è il diaframma? Il diaframma è quella sorta di muscolo che si trova... Un muscolo a membrana. Muscolo a membrana, esatto, che da noi si trova sotto i polmoni e che praticamente serve a creare una zona di vuoto in cui... Il polmone possa allargarsi e riempirsi d'aria. Allargarsi, così quando c'è il vuoto il polmone fondamentalmente entra qualcosa in questo vuoto, si riempie d'aria e poi si svuota, così con questo ritmo un po', come si può dire, circolatorio. Sì. Ok. Tanto approfittiamone, perché la gente molto spesso, anche l'Accademia, ha fatto questa domanda: a cosa serve la gabbia toracica? E la grossa parte degli studenti gli rispondeva: ah, per proteggere gli organi della gabbia toracica. No, serve a espirare, perché va come a stringere i polmoni, perché se tu fai un incidente e ti rompi una costola, la prima cosa che fa la costola è bucarti un polmone, probabilmente. Quello sì. Quindi... Esatto, e poi soprattutto tanti organi importanti sono dalla... Siamo pieni di organi dalle importanti. Dalle ossa in giù, quindi la pancia. Tra l'altro c'è una cosa importante riguardo questa funzione ammortizzatrice pneumatica appunto della cassa toracica, che negli uccelli, per esempio, per migliorare la respirazione, c'è la furcula, il famoso... Sì. Wishbone, quello che il tacchino. Sì. Fatto Y, quello lì ha una funzione ammortizzatrice che è utile sia nella respirazione sia nel volo. Però nel volo è una cosa che è avvenuta dopo, visto che comunque anche i teropodi non aviani hanno la furcula e, non so, un Succomimus, un allosauro non volavano. Che si sappia almeno. Non so, difficile. Non si sa su Spinosauro, visto che cambia così tanto, magari volava. Magari planava. Esatto, però di solito non volavano, ecco. Finisco un attimo il discorso di prima, appunto, creare questa zona di vuoto serve all'animale per, visto che nei rettili fondamentalmente le narici sono collegate al cavo orale, tramite appunto il buco esterno della narice e il buco interno che è nel palato, si chiama coana, che è una cosa che abbiamo anche noi, solo che a noi si uniformizza molto più indietro al cavo orale, insomma. Le lucertole, per esempio, hanno due buchi, ma come anche altri, la maggior parte dei dinosauri non aviani, gli uccelli anche, hanno due buchi che gli scendono dal palato, che sono più o meno avanzati rispetto alla posizione degli occhi. Nei coccodrilli sono molto indietro queste coane, nelle lucertole sono molto avanti, quindi molto verso il naso. Queste coane devono comunque rimanere umidificate, essendo una via respiratoria, un po' come le mucose del nostro naso, visto che sono vascolarizzate, devono rimanere unificate. Il fatto di avere una bocca, delle labbra che sigillino, che mantengono la bocca come un microcosmo, diciamo, umido, con della mucosa, è qualcosa che può essere utile per quanto riguarda questo tipo di respirazione più rettiliana, anziché prettamente mammaliana. Aiuta a evitare che si secchi, insomma, anche mantenendo l'umidità all'interno. Esatto. I coccodrilli non incorrono in questo problema, perché avendocelo molto indietro, hanno questo palato cornizzato, cornificato, duro, un po' come noi. Il palato. Esatto. Quindi i buchi vanno molto indietro e poi hanno questa valvola che fondamentalmente mantiene la bocca, da un certo punto di vista, asciutta senza problemi per quanto riguarda la respirazione, anche perché poi lo stanno in acqua, e poi il microcosmo umido è dietro questa valvola che è la lingua fondamentalmente, un pezzo di lingua. Gli uccelli non hanno questo adattamento ai coccodrilli, che è un adattamento acquatico, però fondamentalmente queste narici interne sono posizionate abbastanza indietro da poter mantenere una bocca cornea davanti e una parte più, diciamo, umida, vascolarizzata all'indietro. Questo magari è una cosa un po' tecnica, un po' difficile, però serviva a spiegarla per porre le basi per quello discorso che verrà dopo, insomma. E questo è anche importante, labbra o non labbra, nella rappresentazione appunto paleartistica, no? Beh, noi essendo un elemento esterno, giustamente. Stiamo parlando di paleoarte, quindi dinosauri, soprattutto teropodi, poi, con o senza labbra? Esatto, questo poi sfocia nella rappresentazione. Esatto. Ma a proposito della rappresentazione, poi avrei una domanda riguardo, no? Sul
Cioè, questo versus della puntata si basa su delle ipotesi che sono state formulate sulla base di osservazioni di resti fossili, dinosauri, eccetera, ipotizzati. È anatomia comparata, Anatomia comparata, fondamentalmente. no? Quindi, cos'è che ha fatto pensare agli studiosi che potessero esserci le labbra e cos'è che dall'altro lato fa pensare che invece non ci fossero? Allora, fondamentalmente, un po' una cosa che ritorna in questi versus qua è il fatto che le tifoserie, che poi è di questo che stiamo parlando, due fazioni che si scontrano su un punto in particolare, vengono a crearsi dove ci sono dei buchi della conoscenza, ovviamente. Cioè, dove la cosa è palese, fondamentalmente, non è che c'è molto da dare delle opinioni, no? Dove invece ci sono dei buchi della conoscenza, è più facile che uno abbia delle opinioni riguardo delle determinate prove che poi porta da una parte e dall'altra. Quello che negli ultimi anni è stato al centro un po' del dibattito, più che altro un dibattito popolare barra paleoartistico, perché poi magari, visto che comunque di solito gli scienziati ragionano più per le prove che collezionano nel processo, meno sul secondo me è così, Che è giusto. che poi sarebbe l'approccio, diciamo, più agnostico, Sì. corretto da tenere, insomma, per sapersi un po' destreggiare. Fondamentalmente, il centro del dibattito è stato: uccelli e coccodrilli sono i parenti più prossimi di dinosauri, non hanno le labbra, ergo i dinosauri, in questo caso principalmente i carnivori, non avevano le labbra. Anche perché alcuni dinosauri carnivori hanno le ossa del muso altamente, Vascolarizzate. sì, più che vascolarizzate, diciamo molto rugose, un po' come quelle che si trovano sui coccodrilli, che questo qui sarebbe un tipo di tessuto osseo che supportava del tessuto molto cheratinizzato, come appunto il muso, la faccia dei coccodrilli. Altri invece un po' di meno, però fondamentalmente non c'è mai una condizione liscia come per esempio le ossa del muso del varano, che invece ha le labbra. Già questa piccola differenza osteologica ha portato il dibattito, cioè ossa lisce uguale alle lucertole labbra, ossa ruvide uguale al coccodrillo uguale non labbra. Qui questa è un po' una delle cose principali. Un'altra cosa che è stata notata è il tipo di dente, dove è ricoperto di smalto, sarebbe più, Più diciamo, esposto. bravo, all'essiccamento e quindi alla Esatto. caduta. E quindi questo sarebbe un indizio delle labbra, anche se poi in realtà, come sappiamo, molti teropodi avevano un periciclo di denti continuo e anche relativamente veloce, quindi tutto sommato, anche se un dente si disseccava, un po' come fanno i coccodrilli oggi, non è come per noi Non era un che, grosso danno. no, tanto questi li perdevano continuamente. Però tutti questi indizi, in realtà, se presi da soli, sono indizi che possono essere fuorvianti. Una presenza o una mancanza di un determinato tipo di caratteristiche anatomiche, in realtà non è mai frutto di un solo aspetto, è più una concatenazione di eventi e una sfumatura di grigio di condizioni anche intermedie tra una condizione estrema A e una condizione estrema B. Per esempio, noi possiamo intendere che magari la condizione di base dei tetrapodi è il fatto di avere delle labbra, c'è una condizione estrema che è quella dei coccodrilli senza labbra. I dinosauri, ovviamente quelli non dotati di becco, probabilmente occupavano vari tipi di posizioni tra una condizione di base e una condizione estrema derivata, come per esempio quella degli uccelli, che però è derivata. Esatto, infatti il discorso secondo me è interessante in questo modo perché paragonare solo a coccodrilli o uccelli, animali estinti da milioni di anni, soprattutto che hanno dei parenti molto lontani con coccodrilli e uccelli o altri rettili in generale, è comunque un po' una forzatura. Quindi probabilmente magari non lo scopriremo mai se veramente avevano le labbra o non ce l'avevano, o magari scopriremo degli indizi che ci faranno propendere più per una cosa o per l'altra, ma magari per una determinata specie. I dinosauri erano talmente tanti tipi diversi, talmente diversi tra di loro, che ognuno poteva avere una morfologia, diciamo, del muso completamente diversa da uno all'altro. Quindi lì bisogna un po' capirla. Gli indizi ci sono, però bisogna un po' fare attenzione. Un'altra cosa interessante sulle labbra o non labbra, tante volte quando si vede rappresentato, tante volte, soprattutto negli anni 90, 80 e 90, venivano rappresentati i teropodi con questi dentoni senza labbra, molto esterni al cranio, no? Quindi uscivano proprio fuori come se avessero i denti da coniglio, no? Tipo, io sto facendo un gesto. Intendi davanti, nella Sia parte davanti davanti? che laterale, quindi uscivano proprio questi denti. Ma effettivamente, anche come fa notare Mark Whitton in uno dei suoi libri, quel problema lì sul cranio di animali morti viene un po', diciamo, sfasata la visione perché il dente fuoriesce un po' dall'alveolo dopo la morte dell'animale, perché non c'è più la gengiva che lo tiene su, non c'è più il tessuto molle che lo tiene in posizione, le ossa si seccano, quindi
effettivamente i denti vengono più fuori di quello che erano. Quindi questa cosa qua effettivamente potrebbe essere fuorviante anche per chi li rappresenta, questi animali estinti, tipo il tirannosauro, mi viene in mente, tante volte è stato rappresentato con questi dentoni superiori che escono fuori, un po' tipo coccodrillo o alligatore, che vengono fuori effettivamente dalla bocca, ma dobbiamo pensare che non erano così tanto fuori, quindi quei denti lì potevano essere coperti da labbra, volendo. Un'altra cosa che solitamente viene portata al tavolo di questo dibattito è quanto poi, ricollegandosi un pochino al discorso della chiusura della bocca che faceva anche Fabrizio, quanto poi questa bocca fosse in grado di serrarsi. Esatto. Cioè, solitamente, ora facciamo un parallelismo che è utile a capire un attimo cosa intendo per serrazione della bocca, meno per quanto riguarda il dibattito sui dinosauri, perché stiamo parlando di un animale che è molto diverso da loro, ovvero noi. Abbastanza. Noi e i mammiferi, esatto, noi e molti altri mammiferi, anche altri rettili come per esempio alcuni varani, quando teniamo la bocca chiusa in realtà i nostri denti non hanno contatto. Sicuramente anche voi ci state provando. È un momento di silenzio, tutti stiamo provando. Cioè hanno contatto quando noi comunque facciamo un'azione. Se teniamo la bocca a riposo, la mandibola a riposo, scende un pochino, scende un pochino, ed è ovviamente tenuta su dai muscoli, dai legamenti, dalla pelle, da tanti tessuti molli. La stessa cosa poteva accadere in alcuni dinosauri, nel senso che probabilmente alcuni dinosauri non avevano la bocca che si chiudeva completamente, o meglio era chiusa dentro. Cioè era chiusa da fuori, però i denti non facevano contatto, quindi questo aumentava il fatto che fondamentalmente ci fosse spazio per il dente per incastrarsi in una sorta di labbro inferiore. Quello che però non viene mai, diciamo, preso in considerazione è quanto fosse possibile capire quanto questa bocca poteva chiudersi in un determinato animale, perché anche qui parliamo di teropodi che sono tanto diversi. Per esempio un herrerasauro del Triassico medio dell'Argentina fondamentalmente aveva una condizione che poteva essere molto più vicina a quella degli animali più basali, che erano più vicini ad altri sauropsidi fondamentalmente. Magari se prendiamo in considerazione un velociraptor o un tirannosauro, che sono animali molto dopo, molto più derivati, con delle caratteristiche molto più derivate, magari la cosa cambiava, magari avevano tipi di labbra diversi. Credo che molto più interessante del dibattito labbra non labbra sia capire che tipo di labbra avevano. È anche interessante la cosa che mi è venuta in mente guardando l'altro giorno che ne parlavamo, delle gengive dei varani, soprattutto dei varani di Komodo. Se uno guarda una bocca all'interno di un varano di Komodo, insomma con la bocca aperta, anche di un serpente tipo un pitone in realtà, sì, però più del varano, effettivamente i denti non si vedono, sono coperti praticamente quasi del tutto dalla gengiva, però hanno dei denti belli importanti, tra l'altro sono anche venosi, quindi riescono anche a portare del veleno attraverso il loro morso, quindi mordere per loro è una cosa molto importante. Ma effettivamente se noi pensiamo su un cranio di un tirannosauro, quanta gengiva ci possa essere stata? Magari anche nei tirannosauri non si vedeva con la bocca aperta il dente, o magari sì? E questo è difficile da capire. Ci sono un po' di varianti qua appunto, alcuni per esempio come Mark Whitton appunto propendono per una bocca altamente gengivata, altamente con le labbra abbastanza spioventi, altri anche nella fazione labbra fondamentalmente ci sono altre persone che sono esempio, più caute. Sono più caute, io mi ritrovo in quella fazione lì, nel senso che tutto sommato sono delle labbra molto più sottili e comunque molto più simili magari a, almeno per teropodi come i tirannosauridi oppure come gli allosauridi, molto più sottili senza particolare copertura gengivale, cioè un pochino di copertura gengivale ma niente di troppo esuberante. Ci sono vari tipi di sfumature, ovviamente anche lì non avendo delle mummie di questi animali qua, anche la mummia comunque sarebbe un animale un po' essiccato rispetto esatto. A se tu guardi la mummia di Ramses II, straordinaria, però è un po' deperito, capisci? Cioè, che Ramses II ha vissuto più di 80 anni, 92-93 anni, è roba del genere. Sì, comunque tra gli 80 e i 90. Però comunque, pur essendo un vecchietto arzillo, è comunque deperito nel frattempo. Beh, certo. Quindi figuriamoci dinosauri estinti da milioni di anni. Cioè, sarebbe una mummia, comunque anche lì da prendere un pochino con le pinze, non esattamente come un animale che respira, vivente, insomma. Beh, certo, perdendo tutti i liquidi, cambiano i volumi, cambia le forme. Quindi anche lì, che sarebbe un ritrovamento eccezionale e straordinario, andrebbe preso con un pizzico di attenzione. In particolare, appunto, riguardo Whitton, è uscito un paper ultimamente con altri autori, di cui Whitton fa parte, che probabilmente molti di voi hanno letto, che è appunto di questo studio che è stato fatto sui denti dei tirannosauri.
ominidi, in particolare di Daspletosaurus, per cui hanno fatto un confronto tra un dente sezionato di Daspletosaurus e di un coccodrillo, tipo, non mi ricordo se era... Alligatore o coccodrillo? Alligatore o coccodrillo, insomma. E fondamentalmente hanno visto che, a seconda di due diversi tipi di usura tra faccia interna del dente, quindi quella rivolta verso l'interno della bocca e faccia esterna, probabilmente che era maggiore per quanto riguarda il coccodrillo, nel Daspletosaurus era minore, probabilmente era coperto da labbra. Però anche lì... Purtroppo non c'è uno studio. Perché alligatore, guarda, sto guardando adesso lo studio. Alligatore. Perché giustamente se tu non hai le labbra, la parte esterna del dente è più esposta ai fattori esterni e quindi si consuma più facilmente. Esattamente. Esatto. Però quello che manca purtroppo è uno studio onnicomprensivo che tenga in considerazione più fattori. Nel senso che il dente è un fattore di un animale, Daspletosaurus, mentre i teropodi sono tantissimi. Quindi ovviamente non intendo uno studio onnicomprensivo di tutti i teropodi, ma di più fattori che potrebbero essere pro un certo tipo di tessuto piuttosto che un certo tipo di un altro. Una domanda che ci è arrivata in chat riguarda le labbra degli spinosauridi. E lì è tosta come risposta. Però come potremmo rispondere a questa domanda? Spinosauridi dotati di labbra oppure no? Ma guarda, io di spinosauri ne ho fatti più di una rappresentazione. E ogni volta ho cambiato. La prima l'avevo fatta senza labbra, proprio muso da coccodrillo, diciamo, con i denti esposti. La seconda l'ho fatta con le labbra, mentre l'ultima l'ho rifatta senza labbra. Questo è cambiato un po' perché, guardando effettivamente il cranio, la parte del rostro dello spinosauro è molto simile al rostro dei coccodrilli e degli alligatori, sia come morfologia, oddio, più o meno, però assomiglia molto, è quello che ho pensato io, sia come ambiente in cui viveva, quindi un ambiente fluviale, acquatico comunque. Quindi l'ultima rappresentazione che ho fatto di spinosauro è con i denti esposti da coccodrillo. Però effettivamente è un animale che deriva da qualcun altro che probabilmente le labbra le aveva. Quindi è un discorso che lui ha sviluppato di convergenza evolutiva simile a quella del coccodrillo e dell'alligatore, però molto successiva ai coccodrilli e agli alligatori. Boh, chi lo sa? Dal mio punto di vista, come diceva Fabrizio, in realtà mi trovo d'accordo con lui, nel senso che anch'io uno spinosauro, tutto sommato, lo rappresenterei senza labbra, o meno senza labbra estensive. Magari labbro parziale nella parte posteriore della bocca, però anche lì dipende un po'. Anche perché, tutto sommato, la risposta a questa domanda, come dicevo prima, è il risultato di più fattori da tenere in considerazione. Per esempio, la forma dei denti, l'utilizzo che poteva fare della bocca, che appunto era una trappola per pesci, quindi le labbra avrebbero potuto essere di intralcio. Vero. Qui solitamente si fa l'esempio dei delfini, ma a parte che i delfini derivano da degli animali imparentati con gli ippopotami e con i suini, che hanno comunque una copertura labiale molto estensiva, sono dei mammiferi, quindi non sono... È un'altra roba. Un altro campionato. E soprattutto non hanno una dieta esclusivamente pescivora, nel senso, sì, mangiano molti pesci, ma non solo. È vero, mangiano anche il prosciutto. Mangiano il prosciutto. Me l'ha detto... Che tra l'altro, essendo imparentati con i maiali, è un po' cannibalismo questo. Un pochino, ma alla lontana, va bene. Sì, ci sono tra l'altro degli scimpanzé che vanno a caccia di altre scimmie. Sì, sì, sì. Le popolazioni... Sono anche documentate queste cacce. I colobini dell'Africa non se la passano benissimo in Gabon, visto che gli scimpanzé fanno un mazzo... Sì, vanno proprio a caccia. Delle scene terribili. Cioè, bellissime, emozionanti, però... Terribili. Sì. Da un certo punto di vista, anche molto umane, cioè ci si rivede un po'. Sì. È la nostra parte più primitiva, diciamo. Sì. Medesimandosi un po'. Ma ce l'abbiamo sempre avuto dentro. Quindi labbra o non labbra, Andre? Ma in realtà... Però appunto, per esempio... scusa un attimo, finisco un attimo. Vai tranquillo. Per quanto riguarda Spinosauro, il palato è un palato duro molto lungo, come nei coccodrilli. Per tornare al discorso di prima, le coane sono arretrate. Esatto. Era un animale acquatico, quindi probabilmente questi fattori portano al fatto che non avesse delle labbra tipo lucertola. Però anche qui vanno tenuti in considerazione più fattori. Non si può dire, dente così, allora cos'ha, dente... È un discorso così troppo semplicistico questo. È uscito anche un articolo nuovo su Irritato, se non sbaglio. L'ho visto, bellissimo. L'hai visto? Con la mandibola estendibile in larghezza. Sì. Un po' tipo pellicano quasi. Sì, questo ha dato origine già a un meme. serie di meme. Che io ho avuto qui di traverso dopo due volte che l'ho visto, che era sto Irritato tipo Predator con sta roba qua. Ragazzi, no. Con calma. Per favore, no.
Un po' meno. Sicuro? Sì. L'ho visto anche rappresentato tante volte con il collo che fuoriesce dall'interno della mandibola. Tipo pellicano. Tipo pellicano o tipo altri uccelli che hanno. Che il pellicano ha 200 vertebre, quindi ha un collo flessibilissimo. Il Retator non ne ha così tante. Sì, un collo completamente di un altro tipo di flessibilità, però... È sicuramente un concept interessante. Il meme c'è. Però resta concept. Non è molto fattibile. Con poco riscontro sulla realtà. Perché avendo meno vertebre... Il collo è meno flessibile, non... puoi piegarlo come cacchio vertebra. Vuoi. Tante, sì, sicuro. Molte meno. Quante vertebre ha il collo? Adesso andiamo a cercare. Allora, il numero completo non lo so. Adesso le cerchiamo. Magari cercate su Google, se vi capita, neck of pelican, neck of irritator, e le vertebre comunque cambiano. Poi irritator ha questi processi allungati, un po' tipo chevron. È circa 12-13 il pelicano, se non riesco a vederla bene. Vabbè, niente. Comunque. Stavamo divagando. Quindi adesso che bene o male abbiamo fatto una panoramica sulla questione labbra non labbra, io vorrei sapere, e scommetto tutte le persone che stanno ascoltando vorrebbero sapere, la vostra opinione personale sulle labbra, nel senso, uno, come poi vi approcciate, no? Ad esempio, dovete lavorare con un paleontologo che vi specifica un certo tipo di ricostruzione nel vostro lavoro, e poi cosa pensate voi, no? Se molti avevano le labbra, nessuno aveva le labbra, qualcuno sì, qualcuno no, chi lo sa... Ma allora, il mio pensiero è che le labbra le avessero e avessero anche una bella copertura gengivale. Sono dell'idea che Whitton abbia ragione, insomma, sulle sue idee, sono molto d'accordo con le sue rappresentazioni, soprattutto degli ultimi anni, sui teropodi. Mi viene anche da pensare, però, il tirannosauro, adesso diciamo sempre tirannosauro, ma perché me lo immagino come dinosauro più famoso. Tirannosauro, in che modo mangiava? Gli serviva avere le labbra? Mangiava come un varano, quindi strappava dei pezzi, inghiottiva pezzi interi? Sì, il varano fa la stessa cosa, sì, ha tante labbra, sì. Boh, per il momento io rimango dell'idea che avessero tante labbra e tante gengive che magari coprivano anche i denti. Poi sono pronto a essere smentito dai prossimi studi. Ma soltanto dai fatti? Solo dai fatti. Sì, che poi sono quelli alla base anche del nostro lavoro. Ma io, per rispondere alla tua domanda, tutto sommato mi immagino una cosa abbastanza varia. Nel senso che, come più o meno anche anticipavo prima, tutto sommato... Mi aspetto un tipo di copertura labiale che comunque c'era, però secondo me poteva variare a seconda di vari aspetti. Per esempio, se noi prendiamo un teropode che è Majungasaurus, magari tra chi non lo conosce può andare a cercarlo su Google, è questo teropode che è un abelisauride, quindi un parente di Carnotaurus. Col corno in mezzo alla testa. Bravissimo, sulla fronte c'è questa specie di cono gelato. Esatto. Un unicorno, dinosauro però. Sì. Più o meno, ok. Però in versione un po' chiatta. Perché body shaming verso il... Scommetto che era bellissimo. Sì, beh, doveva essere secondo te molto impressionante, che ha questo muso coperto di questo tessuto osso molto rugoso. Io credo che comunque, vedendo come sono altri abelisauridi, come per esempio Rugops, vedendo che comunque questo tipo di materiale osseo poteva veramente essere coperto da un tipo di tessuto molto cheratinizzato, quindi molto duro, molto corneo anche, tutto sommato mi aspetto un tipo di labbra un po' più secco, che copriva i denti con un certo tipo di gengiva anche, però niente troppo simile a un varano. Un pochino una situazione un po' intermedia tra quella di un varano, quella di un coccodrillo e quella magari di un grosso uccello con tutte le attenzioni del caso. Quindi diciamo che per Spinosauro dipende. Come dicevo, tutto sommato le labbra non me le aspetto, anche perché i denti si serrano l'uno con l'altro, sono denti che sparano verso l'infuori, mi sembra un po' difficile. E animali tipo triceratopi, quindi ceratopsidi, lì è ancora un altro discorso, perché il becco effettivamente è un elemento che anche negli uccelli non ha labbra. Eh no, è... E quindi adesso... una ranfoteca. Nelle ultime rappresentazioni vengono rappresentati anche senza cheeks, senza guance. Io mi trovo abbastanza d'accordo con quello. Sì, anch'io. Io ultimamente ho rappresentato ceratopsidi senza guance. Mi trovo abbastanza d'accordo. Lì al massimo si può, diciamo, tutto sommato, andare a giocare con l'estensione del rictus, che sarebbe una specie di lembo di pelle, fondamentalmente, che può essere più o meno esteso. E quello ovviamente non si sa, non è correlato a delle cose ossee. Per esempio, il condor delle Ande ha un rictus molto esteso, quindi quando apre la bocca fa così, no, questo becco, ma le guance, sì, che poi non sono guance muscolose, ma è solo di pelle. Altri animali, come per esempio sempre un rapace, la boiana. Delle mie armate. La boiana ferruginosa, che ha questa bocca molto aperta ai lati, che addirittura oltrepassa la linea dell'occhio. Quindi anche lì
Sì, dipende. Anche il Seriema ha un rictus Ah, molto ce l'ha anche lui. differente. Sì. O Okay. anche, sai chi, come si chiama? La faraona. È un gallinaccio. Sì, Si mangia la faraona. Sì, lei. È un piatto. Una serie di Netflix, è un po' deludente a quanto pare. Ma non entriamo in questi discorsi, per Dicono, favore. Io non l'ho vista. No, ma io ho visto il trailer, guarda, mi sono rotolate le cosiddette fino in Egitto, più o meno. Qua non si vede tanto, però. No, però sì, ha comunque una sorta di estensione di pelle, fondamentalmente. Mm-hmm. Perché non è muscolo. Ah, sì, presentano due pappagalli. Bisogna fare attenzione anche... Voilà. Che mordono un sacco, quindi... Voilà. Ho visto molto bene. Bisogna fare attenzione anche alle inserzioni dei muscoli, no? L'andamento dei muscoli, quindi qua in questo caso massetere, sì, che si inserisce sulla mandibola, no? Sul ramo della mandibola, e effettivamente ha un decorso obliquo, diciamo. Sì, obliquo, da detta così banalmente, dall'avanti all'indietro, rostralmente verso la parte caudale del cranio. Effettivamente hanno una parte obliqua che poteva essere ricoperta più o meno da pelle o, diciamo, o guance, che, ma non lo so. Oltre a un certo punto è anche un po' una scelta di rappresentazione. Mm-hmm. Diciamo, quella che si chiamerebbe licenza poetica. Un po' sì. Che ovviamente, a seconda di quanti sono le certezze di un certo tipo, può essere più o meno estesa, però secondo me va sempre fatta con testa. Ora, non perché una cosa poteva essere, allora sicuramente... È obbligatorio. Allora, esatto. Quindi comunque deve esserci un pensiero alla base per certi tipi di speculazione, almeno dal mio punto di vista. Sì, sì, giustissimo, sì. Condivisibile. Quindi labbra sì o no? Forse. Dipende. Ok, è il primo versus. Ma soprattutto quali tipi di labbra? Quella esatto, è... non immaginiamo le labbra umane, insomma, almeno quello. Comunque un tirannosauro con il rossetto. Io pagherei per vederlo? Sì, sì. Sarà così? Probabilmente no. Potresti però commissionare un lavoro a un paleartista a caso e farti fare un tirannosauro con labbroni. Ne avevo visto qualcuno. Sì. Qualcuno con i labbroni umani l'avevo visto. Ma vabbè. Quindi non immaginatevi labbra umane attaccate ai dinosauri. Quindi passiamo al prossimo topic della puntata, che ammetto è il mio preferito. Ma tra quelli di oggi. Vai. Sì, perché io mi ricordo la polemica che c'era stata quando iniziavano a uscire questi studi qualche anno fa. La polemichetta. La polemichetta di, a noi ci piacevano più i dinosauri come Jurassic Park, ma se non è così ci puoi fare poco. Ti piacciono? Ma è un film, è un film. È un film. Film. E stiamo parlando proprio della polemica di piume o non piume. E io pensavo se riuscivano ad aprire o meno le porte i Velociraptor. Certo, se riuscivano a usare l'iPhone. Ma sai, cose, non potendo pronare la mano, guarda che ma tosta. Loro piegavano tutto il corpo, non facevano la mano. Ok, allora era un versus tipo che inchino non mi aspettavo. Giapponese. Sì, tipo. Con i denti la prima. Poteva fare un sacco di cose. Velociraptor, secondo i film, qualsiasi cosa. Era più probabile con i denti che con la mano, anche sì, ai tempi sì, di Jurassic Park, tutto sommato. Sono ci pensa. Comunque di cagate ne diciamo in questo podcast. Sì, ma tutte quante alla fine sì, comunque intrattengono, perché sì, divulgazione scientifica, ma però di intrattenimento un po' leggera. Quindi ci ricordiamo tutti quanti quando, cos'era, più di una decina d'anni fa ormai? Sì, di più, dai. C'è stato questo ritrovamento. Ah, quello il famoso Sinosauropteryx. Adesso mi chiedi troppo sul nome. Però mi ricordo il ritrovamento del fossile che aveva ancora l'impronta, diciamo, della piuma sul dinosauro. Sì, di questo piumaggino qua sul esattamente corpo. Quello. Un po' tipo pulcino. Sì, diciamo sì, una ventina di anni fa. Che quindi comunque c'è, cioè, una cosa che ti cambia. Che poi è molto, tanto il mondo, è molto carino, poi lo spiega sicuramente meglio Simone. Però effettivamente è carino. No, io non sono brava a spiegare. Effettivamente è carino perché è stato il primo dinosauro con un piumaggio ad essere scoperto che non era come quello di Archaeopteryx. Archaeopteryx si vedevano proprio le penne, le piume, le sì, penne. Tipo corvo, tipo uccello. Proprio un uccello. Mentre invece Sinosauropteryx aveva questa copertura di piume che ricorda di più una pellicetta, no? Sotto quasi piumaggio dei pulli. Sì, sembra quasi più una volpina, no? Con questo piumaggio rosso piuttosto che un uccellino. Quando c'è la bambina in Jurassic Park, nel secondo, che dice, ah, gli uccelli sembrano un uccellino. Ma dove l'hai visto l'uccellino? Guarda, sembra ah sì, la bambina sulla spiaggia. Sulla spiaggia. Di Jurassic Park 2. Nel mondo perduto. Ecco, effettivamente questo qua sembra più un pulcino. Anche perché, cosa in realtà più unica che rara, questo qui conservava anche il colore, quindi insomma. Eh sì, cioè, si è vista detto anche la coda che era a righe, no? Rossa, sì, e bianca, strisciata. Non proprio strisciata, a strisce. E quindi è una cosa, insomma, che ti sconvolge un pochino il mondo, un ritrovamento del genere, il mondo della paleoarte, della paleontologia. Sì, nel 96. Nel diciamo, 96 è stato 96. Scoperto Sinosauropteryx. Quindi, insomma, un sacco di anni fa. Ormai, sì. Quasi
Per me sono sempre 1000. No? Quasi 1000. Detto con una serietà tra quasi 1000. Quasi 1000. Quasi 30 anni fa, ragazzi. No, beh, se pensiamo che magari ci sarà qualcuno che ascolterà e ritroverà e ascolterà questo podcast nel 2700. Sì, saranno passati 700 anni. Quindi non ancora. Quindi neanche 1000. In un hard disk nella sabbia, tipo Star Wars. Non so, ragazzi, stavo pensando a 30, mi è venuto 1000. Però. Tanto di. Sì, per me sono sempre 10 anni fa, 96. Vero? Vabbè, quello purtroppo succede. Siamo invecchiati, vabbè. E quindi fondamentalmente questo dibattito potrebbe essere assunto in due frasi. I rettili non hanno le piume, quindi attaccati. I dinosauri non hanno le piume. Esatto. Oppure? Abbiamo trovato i fossili di dinosauri con le piume, quindi attaccati tu. Questo è proprio... È difficile. Ma ci sono i coccodrilli. Ma ci sono gli uccelli. Ci sono i varani. Quindi insomma, diciamo che questo è un po' ridotto all'ossissimo. Ovviamente, come abbiamo già detto più volte, ma anche prima in questa puntata, poi ovviamente la realtà è più complessa di quello che potrebbe essere una tifoseria A o B, quindi una situazione binaria. Esatto. E quindi anche qui partirei dalla fonte del tutto, no? A cosa servono le piume in generale? Non a volare, solitamente. Mm-hmm. Più delle volte in un dinosauro non aviano servono a non volare. Servono più che altro alla termoregolazione, quindi uh-huh. Animali piccoli conservano meglio il calore e sono molto piumati. Animali grandi, tipo sauropodi, magari le piume non dovevano averle perché potevano essere un problema, invece in quel caso. Uh-huh. Potevano cuocere l'animale dall'interno. Tenere una temperatura troppo calda, troppo alta. Infatti poi dopo parleremo anche di un altro argomento. Ma però ce lo teniamo per il nome del futuro. Tempo al tempo. Sì, come dice Fabrizio, alla fine diciamo che il volo è una cosa che si è sviluppata dopo, anche perché si parla di piume, però ci sono vari tipi di piume, che sono fondamentalmente categorizzate in due macro aree. La piuma tipo piumino, che è tipo peluria, che è chiamata anche colloquialmente dinofars, ovvero... ovvero lanuggine dinosauriana. Se mi fanno... filamentosa. Esatto. Se mi fanno un energy drink chiamato dinofars, lo compro. Un cocktail, madonna. Sabato sera solo quello. Che poi alla fine stringi è o tipo il piumino del pulcino, oppure magari anche il piumaggio del kiwi. Mm-hmm. Esatto. Che è appunto un po'... peloso, sì, diciamo. Sì, è un piumaggio strano, un po' come anche gli emu, i casuari, hanno un piumaggio che in realtà sono delle penne, però sono delle piumette lunghe, più lunghe che larghe, e sembrano dei peli. Effettivamente se uno le guarda bene, no. Però da lontano sembra un po' una pelliccia, diciamo. Vabbè, il pinguino, ad esempio. Il pinguino, se tu lo vedi da lontano... È un altro discorso. Quello già... È sempre una piuma, no? Sì. Però è un tipo di piuma che è adattata sia per mantenere tanto il calore, sia per essere... Idrofobica. È altamente specializzata quella piuma. Sì. È una cosa molto particolare. Quindi il pinguino lo mettiamo leggermente da parte. Esatto. Il secondo tipo di piuma di cui solitamente si ha traccia, anche appunto negli uccelli, è quella di tipo pennaceo, ovvero la penna, quella che serve adesso a sostenere il volo come propulsione. Quindi è un rachide centrale. Con delle barbe che si sviluppa solitamente asimmetrica. Quindi già vediamo differenza. Quindi c'è una piuma che serve a mantenere il calore e una piuma che serve a, diciamo, direzionare o portare avanti il movimento. È una cosa molto importante, asimmetrica, perché in realtà le prime penne di cui si ha notizia erano simmetriche invece. Quindi è uno sviluppo più moderno, la simmetria delle penne, che è proprio data da una motivazione di tipo funzionale per il volo. Esatto, anche perché la penna, quella tipo appunto dell'oca, quella che si usava per scrivere, quella non è che riscalda, è il piumino che riscalda. Esatto. Quella di tutto sommato ha un coefficiente riscaldatorio, non so se si dice così. Mantenimento della temperatura. Madonna, meglio. Mamma, come caspita. Sono? Abbastanza basso, fondamentalmente. È un po' come i nostri capelli. Però la piuma singola magari ha questo effetto. Per esempio ci sono i giubbotti con le penne d'oca, che invece caldo tengono. Quello è più piumino. Onesto. Quindi è un tipo di penna che è più simile al piumino, piuttosto che... Poi ci sono quelli di piumino e basta, che sono quelli più pregiati. Poi c'è quello di penna, che comunque è una copritrice, è più simile al piumino, ma non trovi dentro la penna dell'ala. Vabbè. Anche la parte che sarebbe rigidissimo, però... Sembra un po', insomma... È particolare. Vistoso. Poi molto interessante anche, scusa, ti interrompo al volo, sempre per parlare delle penne. Si sono talmente specializzate che ho visto poco tempo fa un documentario sulle grandule di Namaqua. Sì, che sono questi uccelli, questi piccoli uccelli che conservano all'interno del loro piumaggio l'acqua. Sì.
Sì. Okay. Cioè loro praticamente si immergono nell'acqua, volano via e all'interno del loro piumaggio le penne trattengono l'acqua. Hanno una struttura fantastica che riesce a trattenere le gocce d'acqua. Questo ma perché grandule, come anche le ganghe, i sirratti, sono quegli uccelli che assomigliano a delle pernici. Sì. Mm-hmm. Ma in realtà sono imparentati con i piccioni, con i colombi. Ok. E vivono in zone desertiche. Esatto. Quindi visto che l'acqua non c'è, loro vanno a prenderla e la portano ai piccoli. Ok, mamma mia, che adattamento... Molto particolare, esatto. Tra l'altro un adattamento anche poco vistoso, cioè tu devi vedere questa cosa mentre accade, se no altrimenti se vedi l'uccello così estrapolato dal contesto mai ti viene in mente una cosa del genere. Assomiglia a una normalissima tortorella. Sì, diciamo. Esatto. Questo piumaggio un po' sabbia, un po' mimetico, però a parte quello... Mm-hmm. Quindi diciamo che alla base c'è appunto di che tipo di penna stiamo parlando, e come diceva Fabrizio probabilmente le penne si erano diciamo sviluppate sia per la termoregolazione, le penne tipo pennaceo si potrebbero essere sviluppate o per indirizzare alcuni tipi di movimento, cioè per esempio questa cosa che fanno gli uccelli anche odierni, per cui quando si trovano a correre su un piano inclinato, più questo piano è inclinato, addirittura quasi verticale, più loro sbattono le ali. Questo è chiamata una corsa assistita dall'ala. Mm-hmm. L'ho tradotto dall'inglese, dovrebbe essere wing assisted run, una cosa del genere, e praticamente serve per mantenere l'equilibrio. Probabilmente le penne di tipo pennaceo sulle mani e sulla coda potrebbero essersi sviluppate per mantenere meglio questo equilibrio durante il movimento, durante alcuni tipi di movimenti. Lo fanno vedere anche bene in realtà in Prehistoric Planet questa cosa qua sui velociraptor che cacciano su queste specie di scogliere, e quindi hanno questo aiuto dalle penne che li aiutano a piombare addosso alle loro prede, fantastico. Stabilizzante. Sì, o un po' tipo che attutisce un po' a caduta. Sì. Ovviamente poi dipende da quanto ti stai buttando. Però diciamo che se tu ti butti con un ombrello da un piano abbastanza basso, un pochino... Sì, tipo l'ombrellone. Non provate a casa. No. Esatto. Certo, ti butti al sesto piano, fai tipo Willy Coyote che comunque si spiaccica al suolo. L'ombrello non è abbastanza grande, però immaginiamo... Però diciamo che aumenta un po' la... Diciamo, vi spiaccicate un po' più dritti, un po' più controllati. Dipende anche quanto pesi, ovviamente, perché se l'ombrello, e poi la base del paracadute, è un ombrellone gigante, tu che pesi magari 80 kg ti regge. Se magari tu pesassi... 5 tonnellate. O quello, oppure magari 100 grammi, anche un ombrello normale basterebbe a farti la paracadute. Mm. Sì, sì, beh, certo. Diciamo. Però sì, in effetti potevano fare un po' da stabilizzatore, un po' da... Visto che un velociraptor si era pesato 15 kg, 20 kg, sì, esatto. Quindi esatto. Delle ali potevano comunque un po' aiutarlo in questa cosa. Ok, invece, facendo un passo indietro ad una cosa che ha detto prima Fabrizio, no? Che un animale già molto grande, ricoperto di piume... Potrebbe essere stato un problema. Poteva tipo essere già cotto, cotto al puntino. Già cotto. Sì, beh, effettivamente... Allora, partiamo dal presupposto che le piume... si sono trovate in degli antenati in comune fra dinosauri e rettili volanti. Infatti i rettili volanti avevano le picnofibre, come diceva Simone nella, in una delle scorse puntate. Quindi effettivamente questo tipo di piumaggio poteva essere un piumaggio atavico, no? Quindi molto antico, che poi qualcuno potrebbe aver sviluppato sia in un senso, quindi migliorato, implementato, aggiunto, così, e sia in senso contrario, quindi diminuito fino a farlo sparire. Probabilmente, come dicevamo, sauropodi non avevano piume. O magari avessero avuto qualche piuma, cioè ad esempio mi viene in mente Brian Eng, lui rappresenta sauropodi con del piumaggio sulla testa, che però è un piumaggio ornamentale di riconoscimento intraspecifico, piuttosto che... Molto duro, tipo... Sì, tipo... Acurei. Esatto, quindi quello non lo sappiamo, effettivamente non è mai stato trovato, quindi rappresentare qualcosa che non è mai stato trovato comunque è un errore. Di base. Non è sbagliatissimo se uno vuole fare una cosa un po'... A me non viene mai quel termine lì, maledizione. Una... Speculativo. Ah, okay. Io non lo devo scrivere, non lo devo tatuare, speculativo. Non mi verrà mai in mente. Però effettivamente se uno vuole fare una speculazione, ci può stare. Però effettivamente a livello scientifico è sbagliato, perché non è mai stato trovato. Perché altrimenti è come se ci immaginiamo... Vabbè. I famosi meme, no, del ma se non sono mai stati trovati, quindi magari i dinosauri avevano i capelli e si immagina il capellone. I capelli afro. Perché no, non sono mai stati trovati. Esatto, quindi sì. Perché giravano con queste camicie di lino. Il lino non sono mai state trovate, che quello sì. C'era il lino?
non lo so io. un'altra cosa interessante era, adesso anticipo un po', però effettivamente un esempio che adesso viene sempre rappresentato piumato, molto piumato, è il Dilophosaurus. Il Dilophosaurus ultimamente viene sempre rappresentato piumato, non ho più visto rappresentazioni che non fossero piumate. Io qualcuno l'ho vista. Ultimamente. Sì, l'ultimissima che ho visto non piumata, però in realtà aveva un piumaggio tipo criniera da cavallo, era quella su National Geographic di qualche tempo fa, con questo Dilophosaurus viola a strisce verticali bianche. Non me la ricordo. È una rappresentazione che ha 2-3 anni adesso. Viola a strisce bianche? Sì. Ok. Adesso ve la faccio vedere. E effettivamente lì aveva un piumaggio tipo criniera sulla parte del dorso, del collo, no, anche della schiena, della coda. Però ultimamente lo vedo sempre piumato, a volte l'ho visto anche piumato con delle penne, ecco, lì no. No, poi contate che è un animale del Giurassico, e neanche tardo Giurassico, non mi ricordo che periodo era. Dovrebbe essere tra il medio e il tardo, comunque. Okay. Comunque un animale che sì, con non gli è uccelli per... non è un celurosauro, quindi già questo. Esatto, un animale che non ha a che fare con gli uccelli più di tanto, anzi. E quindi vederlo rappresentato troppo piumato, anche lì è sbagliato. Quindi ci dobbiamo ricordare non solo le dimensioni, ma anche effettivamente quanto sono imparentati ad animali che poi sono molto derivati, come gli uccelli. Diciamo che sì, da un punto di vista più conservativo è un po' un azzardo. Quindi se tu ti attieni esattamente a quello che hai trovato, a, diciamo, le fonti, è una licenza poetica, quella che nominavo anche prima, no? Mm-hmm. Una scelta artistica che è dell'artista in questo caso. Ah, ok, non l'avevo salvato sì, come della, viola. Dell'American Shooting, okay. Sì, vabbè. Però ok, io l'avevo salvato come grigio, sì, scuro. Un... però ho capito qual è, ho capito. Come la no, cosa non del l'avevo vestito. Provvisto. Il vestito, esatto. Bianco, oro o blu, nero. Scriveteci nei commenti. Prossimo trend. Senza andare a cercare. Dilophosaurus è viola e bianco. Ma non lo so, io ci ho visto del viola qua in mezzo. No, ci sta. Ora sì, che lo vedo. C'è una punta di viola. È bello. È un grigio sporco. Bello. Ma è molto bella questa rappresentazione. Beh, mi piace. Quindi insomma, diciamo che... però ovviamente su Dilophosaurus non... un animale che ha sconvolto un po' le carte in tavola è stato Eutyrannus, perché fino a quel momento, ovvero fino a... ma anche lì, mi credo il 2010-2008, gli unici dinosauri che erano stati trovati piumati erano quelli piccoli. Eutyrannus non era piccolo, era lungo più o meno 9 metri, alto 3, quindi comunque un bel animale grosso, ed era... totalmente coperto di piume. C'è anche da dire che dove viveva lui probabilmente faceva più freddo, c'era una temperatura media, si stima, poi anche qui abbastanza, che si aggirava intorno ai 10 gradi annui, quindi più o meno come la Francia odierna. Okay. Freschino. Quindi, ok, non il Polo Nord, però comunque freschino. Probabilmente un animale che comunque era a una condizione di sangue freddo o magari... intermedia tra sangue freddo e sangue caldo, poteva avere giovamento da questa copertura piumata. Uh-huh. E questo qui è stato ipotizzato o è stato ritrovato? No, è stato trovato, sì. È stato proprio trovato l'impressione. L'impressione di queste piume filamentose, appunto come un po' un kiwi, più o meno. Uh-huh. Ovviamente anche qui non si sa una cosa, qual era la distribuzione sul corpo? Cioè quante erano distanziate queste piume l'una dall'altra? Quante erano distribuite, fitte su tutto il corpo? Noi comunque abbiamo un disegno 2D adesso di questo animale, ma non c'è una rappresentazione 3D dell'animale vero, quindi anche quello influisce tanto. Anche perché spesso ci si dimentica che uno va al museo e vede l'animale ricostruito, ma quando viene ritrovato aveva tonnellate di terra sopra che poi l'hanno schiacciato praticamente, sì. Quindi boh, cioè le piume magari c'era questa impressione, le penne. No, le piume. Piume. Le tutte una attaccata all'altra, quindi boh. Perché le penne sono piume, ma non tutte le piume sono penne. Ok, me l'ho notato. Caspita. Su pettorale qua. Esatto. Diventiamo delle lavagnette portapunti. Ok, quindi, stessa domanda finale per il primo argomento, no? Voi come vi ci approcciate a livello artistico riguardo alle piume? Dipende. E poi la vostra opinione, tipo, ah sì, vorrei che tutti i dinosauri avessero le piume. Allora, no, dipende, nel senso, qua è già più difficile dare una spiegazione rispetto a labbra o non labbra, perché mi trovo un po' in mezzo a queste due idee. Quindi piume su animali piccoli e più, tra virgolette, moderni, le rappresento volentieri. Su animali più arcaici, più antichi e più grandi, le rappresento meno volentieri. Su animali di media dimensione,
È un po' difficile. Dipende dalla famiglia dell'animale, dipende da che parente le ha, se i parenti li hanno trovati con delle piume o meno. Ad esempio era interessante anche il discorso su Concavenator, no? Che hanno trovato probabilmente dei punti di inserzione per delle penne ulnari, però non si sa se poi in realtà fossero altre cose, non fossero inserzioni di penne. È difficile. In questo caso io mi affido molto al paleontologo. Ma tu, Simone? Sì, anche perché tutto sommato diciamo che paleontologo, in un caso specifico ovviamente, avendo scavato, studiato qui i resti, dovrebbe essere la persona che ne sa di più. Poi ovviamente in realtà anche lì si tratta di una persona umana, quindi probabilmente anche lui ha dei bias, sì. Magari sono meno tenuti in considerazione dalla persona perché essendo uno scienziato magari comunque è abituato un po' a scontrarsi con questa cosa, però tutti quanti abbiamo la nostra opinione e delle idee che sposiamo rispetto ad altre, quindi tutti quanti abbiamo dei bias, quindi poi anche quella influisce. Però diciamo che dipende molto da quello anche. Tutto sommato, anch'io per quanto riguarda rappresentazioni di piume, diciamo che mi reputo abbastanza di andare sul classico, tutto sommato. Quindi ovviamente animali che sono celurosauri, medio piccoli, sì, piumati, animali molto grossi, magari con del filamento. Mi è capitato di ricostruire questo gorgosauro da poco, gli ho fatto una specie di piumaggino filamentoso, ma proprio molto rado, insomma, che ci può stare magari su alcune parti del corpo, tipo il collo, la schiena, le braccia un pochino, però tutto sommato animali grandi o molto arcaici o che non sono celurosauri, tutto sommato non piumati. Adesso Fabrizio ci sta facendo vedere Quilindadromeus, che è un ornitischio però piumato, e quindi non c'entra niente col tirannosauro velociraptor, e quindi vedi che già questo discorso va un po' a farsi benedire. Però tutto sommato è anche vero che se vuoi sopravvivere devi trovare comunque un compromesso anche con te stesso. Sì, rimane poi nella cosa dell'animale piccolo piumato, sì, esatto. Quindi ci sta. Quindi tutto sommato anch'io la penso come Fabrizio, vado abbastanza sul classico, diciamo. Anche perché in qualche modo bisognerà pur rappresentarli questi... Sì, ci sono sicuramente paleoartisti che vanno molto più sullo speculativo per quanto riguarda le piume, a volte mi ci trovo d'accordo, altre volte meno. Uno di questi è per esempio Brian Eng, che citavamo prima, e boh... Lui poi va molto sullo speculativo. Diciamo che dal mio punto di vista, se è ragionata come scelta, ci sto. Ci posso stare. Se me la fai perché così, boom, vabbè. Per fare più spettacolo, dici? Ok. Sembra la pubblicità, non so, di qualcosa di croccante. Accadono queste cose. Ma prima di introdurre il prossimo argomento... Le chipster. La pubblicità del nostro sponsor. Esatto. Cretaceo VPN. A caso. Madonna, no, ti prego. Anche noi no, ti prego. Basta VPN. Cretaceo VPN. Sei nel tuo periodo storico preferito ma non riesci a connetterti a Netflix? Questo è perché non c'è la corrente elettrica. Ma se tu ci sei arrivato, magari... non vuol dire che puoi tornare. Esatto. Però puoi vederti Netflix grazie a Cretaceo VPN, che ti permette di far finta di essere ancora nel tuo anno di nascita e non star per morire. Quindi, a posto della geolocalizzazione, la tempolocalizzazione. La tempolocalizzazione. Beh, buono, cavolo, madonna. Fantastico. Ok, molto bene. Quindi, passando invece al prossimo topic di questa puntata a tema versus, sangue caldo versus sangue freddo. Questa è tosta. Questa diatriba vecchia come la paleontologia. Questa e si immagina... forse è la più antica questa. Secondo me sì, vero. Perché non me ne vengono in mente altre più vecchie. All'inizio labbra e non labbra e piume o non piume secondo me erano date più scontate come risposte, magari sbagliate, però erano date più scontate, mentre sangue caldo, sangue freddo c'è sempre un po' stata, anche in Jurassic Park se ne parla, quando Alan Grant dice sono animali a sangue caldo, invitando un sauropode. Vabbè, che si muovano in branchi ci può stare. Però sangue caldo, un sauropode, aspetta... Aspetta Alan Grant, quell'animale anche lì. Perché tra l'altro lo dice venendo dall'esterno, cioè nel senso non gli ha fatto un prelievo del sangue. Esatto. Non ha fatto un cacchio. Alan Grant era un paleontologo bravissimo, lui sapeva vederle ste cose. Proprio da così a vista ti diceva tutto lui. Tu sei a sangue caldo. Tu sei... Esatto. No, io sono vivo, vabbè. Ma sono un rettile io. Un rettiliano, ok. Quindi, visto che stavi introducendo tu il discorso, qual è la differenza tra un animale a sangue caldo e un animale a sangue freddo? Perché si sente spesso dirla questa cosa, no? Come definizione sangue caldo e sangue freddo, però poi la gente nel concreto non sa cosa... Questa la spiega meglio Simone di me, sicuramente, questa cosa. Caspita, che responsabilità. Allora, diciamo che c'è una risposta semplificata e poi c'è una risposta un po' più complessa. Nel senso che la differenza tra un animale a sangue caldo e sangue freddo di solito sta in base a uno degli indicatori di un animale vivo, perlomeno, è i livelli di attività.
Ok. Cioè, visto che comunque un animale ha sangue caldo, la sua temperatura interna non è particolarmente influita dall'esterno, ok? La temperatura esterna può essere attivo maggiormente anche se fa freddo. Di solito invece un animale a sangue freddo, quindi come per esempio un serpente o una lucertola, se fa freddo è un po' più intorpidito, un pochino meno attivo, un po' più rimbambito. Se fa caldo, poi anche lì, fino a un certo punto, perché dopo un po' diventa arrosto, se fa una determinata temperatura ottimale, ha un picco di attività. E questo è molto limitante, se ci pensi. Sì, certo, veramente. Dipendere dall'ambiente esterno per essere attivo o meno è probabilmente, come leggevo un po' di tempo fa, una delle cause per le quali in determinate situazioni, come durante delle estinzioni, potrebbe essere una delle cause scatenanti per cui i rettili hanno lasciato il passo ad animali più in grado di sopravvivere in ogni situazione, quindi che facesse caldo, freddo e così via. Beh sì, prova a pensare se è un inverno nucleare che dura, non lo so, 200 anni, dipendere dal sole, sono cacchiamari. Mm-hmm. Prova tu a non avere il sole per 200 anni. Tanto è vero che chi è sopravvissuto durante l'estinzione del Cretaceo sono stati gli uccelli, perché avevano il sangue caldo. Gli uccelli che avevano il sangue caldo, i mammiferi che avevano il sangue caldo, i coccodrilli che però riescono comunque, assieme ad altri animali come alcuni anfibi, anche se non sono imparentati, a entrare in dei periodi in cui hanno un metabolismo molto basso, come per esempio i periodi di estivazione. Mm-hmm. I coccodrilli, alcune specie vanno in letargo, come gli alligatori al Mississippi, o in estivazione, vuol dire che abbassano il loro livello metabolico tantissimo e dormono per un tot. Ok. E la stessa cosa fanno gli anfibi, alcune rane appunto vanno in letargo nel ghiaccio fondamentalmente, poi a primavera, puff, ritornano. Quindi insomma, quello è un particolare tipo di capacità. Tra l'altro anche un succiacapre in sudamericano è in grado di fare questa cosa, cioè di andare in letargo. Ma il chupacabra? Il chupacabra, non quello di Giacobbo. No. Quello lì è... E io ero già contentissimo che l'avessero trovato. Incredibile. Il succiacapre è una specie di uccello imparentato un po' con quei rondoni. Perché ha questo? Perché sì, perché lui mangia le mosche, quindi stava attorno alle capre nelle stalle. Ah. E quindi la creenza popolare è che lui succhiasse il latte delle capre, quindi succia capre. Beh. Infatti il nome scientifico è Caprimungus, che vuol dire mungitore di capre. Però vabbè, quanto lontano, una presa larghissima. Te pensa che è proprio una capacità mentale incredibile. Beh, le credenze popolari. Giustamente. Quindi un animale a sangue caldo è capace di mantenere la sua temperatura e livelli di attività costante maggiore nel tempo e nei luoghi, l'animale a sangue freddo no. Ovviamente questo tipo di cose non si possono vedere in un animale estinto, quindi ci si basa o sulla, diciamo, filogenesi. Di solito i rettili sono a sangue freddo e gli uccelli, che sono comunque rettili, sono a sangue caldo, i mammiferi sono a sangue caldo. È anche vero che è più complessa di così, nel senso che ci possono essere tantissime condizioni intermedie tra un estremo e l'altro, che possono essere dovute dalla dimensione. Il famoso caso della gigantotermia, appunto, la tartaruga liuto, che è una tartaruga, è quasi a sangue caldo. Stessa cosa vale per alcuni coccodrilli, la stessa cosa vale per il tonno, lo squalo bianco, che fondamentalmente hanno un metabolismo più simile a quello di un animale a sangue caldo che di un animale a sangue freddo, come dovrebbe essere. Ci sono anche alcuni fattori che sono dovuti, per esempio, alla respirazione, come è uscito un paper ultimamente riguardante la respirazione dei dinosauri, e fondamentalmente il flusso di aria che un animale è in grado di inalare può avere, e il fatto che comunque alcuni teropodi avessero dei sacchi aerei, potevano aiutare la termoregolazione, quindi il raffreddamento e il riscaldamento di quell'animale. Mm-hmm. In che modo? Cioè, senso, se un animale di grosse dimensioni inalava per ogni respiro tantissima aria, tendeva a raffreddarsi più in fretta? Più che altro quanto l'aria rimaneva nel corpo. Okay. Essendo i sacchi aerei dei diverticoli dei polmoni che si espandono verso il collo, verso la coda, diciamo, che vanno anche negli organi di un teropode, fondamentalmente c'erano anche dei sacchi aerei nel muso. La quantità di aria, di quanto rimaneva poi in queste sacche, poteva influire, la sto dicendo ovviamente in maniera spiccia, sul riscaldamento e raffreddamento del cervello. Ok. E quindi anche poi del corpo, insomma. Quindi il fatto di inalare più aria o comunque ritenerla di più all'interno del corpo poteva aiutare nel raffreddamento o
qualora l'animale fosse troppo caldo o nel riscaldamento, mantenere comunque una temperatura un po' più costante, insomma. Ok. Questo qua in ambito paleoartistico può essere interessante, perché tante volte si parla anche della vela, no? Dello spinosauro, che poteva essere un termoregolatore. Quindi in ambito di rappresentazioni di animali tipo Spinosaurus che prendono il sole, ci può stare, non ci può stare? Boh. Beh, anche loro che comunque, essendo animali che avranno avuto qualche tipo di attività diurna, sto sole l'avranno preso in qualche modo. Quindi... in una zona particolarmente calda. Insomma, quindi... Nord Africa, insomma. Anche ai tempi faceva caldino. Se a meno che non... Bel caldo. L'inclinazione del pianeta non sia cambiata nel mentre. Oddio, sai che forse un pochino... Sì, non per un pezzo così tanto. No, no, in effetti no. Va bene. Però sì, diciamo che è abbastanza difficile e complesso determinare se un animale estinto fosse poi completamente a sangue caldo o a sangue freddo. Ok. È difficile. Diciamo. Quindi, visto che prima si è detto che probabilmente è il primo versus, uno dei primi che ci viene in mente, no? Sì. Riguardo alla paleontologia e alla paleoarte, all'inizio avranno pensato... Cosa avranno pensato? All'inizio pensavano che fossero a sangue freddo i dinosauri. Mm-hmm. Tanto è vero che questa frase che dice Alan Grant, sono a sangue caldo, doveva proprio essere una... Una svolta? Una rimestata nella rivoluzione dei dinosauri, no? Quindi dal Deinonychus che è stato trovato, che come dicevamo oggi a pranzo con Simone, che è stata un po' questa chiave di volta che ha fatto capire che i dinosauri di quel tipo lì probabilmente erano a sangue caldo. Okay, perché erano animali... spiegalo un pochino meglio. Sì, no, ci sto provando. Io faccio la persona che... È il Deinonychus, quando è stato scoperto, cos'era, a fine 60-70, non mi ricordo, quel periodo lì. Prima, no, nel senso, credevano tipo che il brontosauro dovesse nella palude, un fosse tempo. Meno all'antica. Ah, ok, un tempo. Si pensava che i dinosauri fossero a sangue freddo. Che venivano rappresentati come dei lucertoloni lenti, ottusi, stupidi, che vivevano nelle paludi. E per mantenere anche il peso, ma questo ne abbiamo già parlato. Sì. Poi, effettivamente, durante la Dinosaur Renaissance, giusto? Mm-hmm. C'è stata questa rivoluzione dei dinosauri che sono stati iniziati a vedere come degli animali a sangue caldo, proprio grazie alla scoperta di Deinonychus, uno fra tutti, che ha fatto capire che erano animali molto attivi, che per cacciare dovevano effettivamente essere sul pezzo, non potevano essere degli animali lenti, ottusi, e diciamo i loro movimenti non potevano essere dettati solo dalla temperatura esterna, ma dovevano avere probabilmente un metabolismo a sangue caldo. Mm. Quindi Alan Grant nel film Jurassic Park, con 20 anni, 30 anni di ritardo, cerca di farlo capire anche al grande pubblico con una semplice frase: sono a sangue caldo. Però oggi, comunque, come avevamo detto all'inizio di questo argomento, non si sa in realtà, è molto più complicata di così. È sempre una... non proprio una speculazione, un'ipotesi, insomma. No, allora, è un'ipotesi che varia anche questa, come le labbra, come le piume, non piume, varia da animale ad animale. E anche qua, in questo caso, noi che li rappresentiamo, dobbiamo sempre rifarci comunque a un paleontologo che ci spiega quell'animale, in che tipo di ambiente viveva, come viveva, che tipo di comportamenti aveva, probabilmente. Sai cosa? Questo ci può far capire se era un animale molto attivo o meno. Un indicatore potrebbe essere anche il fatto che questo animale potesse essere un animale che covava le proprie uova oppure no. Mm. Diciamo che la grande differenza tra un animale che cova le proprie uova oppure no, in primis è la dimensione, il triceratops che cova le uova, visto che le uova, per dei motivi strutturali del guscio, di passaggio di aria, ossigeno. Di ossigeno e comunque anche di delicatezza del guscio, non possono essere più grandi di un tot. Comunque le uova di un triceratops probabilmente saranno state grandi quanto quello di uno struzzo più o meno. No, un po' di più, però... Anche perché cioè, la grandezza dell'uovo non era proporzionale all'animale, perché altrimenti avremmo avuto delle uova gigantesche, tipo un brontosauro di... Vabbè. Esatto. Però immaginare che un triceratops, che è un animale di svariate tonnellate, si metta a covare uova con una gallina e poi c'è una frittata queste uova. Sì, no. Se invece pensiamo magari appunto a, non so, anche un ornitomimus... Sì, che poteva accucciarsi su questo nidotto a covare le uova e magari riscaldarle in parte col calore del corpo, in parte grazie alle piume. Tutto sommato potrebbe essere un indicatore in più del fatto che alcuni animali potevano avere una temperatura più costante anche per poter scaldare delle uova. Però anche questo è anche figlio del fatto delle dimensioni dell'animale, appunto. Magari il triceratops era a sangue caldo, non lo so, quindi però non covava le uova perché schiacciava. Quindi, non sarebbe stato fisicamente possibile per un triceratopo mettersi lì a covare le uova. Anche i sauropodi, no? Vengono adesso l'ipotesi più importante che c'è sulla crescita dei sauropodi è che le uova fossero deposte, abbandonate a se stesse. I piccoli sauropodi iniziavano la loro vita in gruppo,
vivevano probabilmente all'interno di foreste in cui venivano comunque tenuti al coperto da fogliame, robe così, mangiavano, crescevano molto in fretta e quando erano adulti o comunque subadulti si univano al gruppo degli adulti. Quelli che ce l'avevano fatta. Quelli che ce l'avevano fatta. Giustamente. E quindi lì è sangue freddo probabilmente, o no? Anche lì a un erbivoro serve essere a sangue caldo, a un carnivoro serve perché se questo deve mangiare e c'è il buio e tu non hai energie, forse ti serve essere a sangue caldo. Un erbivoro così grosso, secondo me, puoi essere anche un po' più a sangue freddo. Anche perché, tutto sommato, dipende anche dal tasso metabolico di crescita, come diceva Fabrizio. Gli animali a sangue freddo, di solito, soprattutto quelli grossi, sono anche molto longevi. Sì. Cioè, per esempio, lo squalo della Groenlandia, che è un animale a sangue freddo, vive al freddo, quello vive anche per 500 anni. Più vecchio sì, in 570 e passando. Quindi, gli stessi coccodrilli, nonostante siano animali visti solitamente come animali molto primitivi, insomma, però campano un casino, più di 100 anni a volte, 80-90 anni, che sono delle età che, tutto sommato, un mammifero... Cioè, noi gli elefanti e le balene siamo un'eccezione ai mammiferi. Un mammifero della nostra dimensione si campa 30 anni. Mm. È tanto. E in effetti gli uomini primitivi... Beh, noi perché abbiamo la tecnica alle spalle, viviamo fino a quell'età. All'uomo primitivo, un Neanderthal che aveva 40 anni, oh, va che era un successo, Era uno che ce l'aveva proprio fatta. Era un figo della Madonna. Cioè, insomma, quindi sì, i sauropodi avendo magari dopo una certa curva una crescita più lenta ma costante, per tutta la vita magari... Anche perché, sempre poi rifacendoci al punto, quando sei grosso, tipo apatosauro o simile, i tuoi predatori... Si assottiglia un po'. Non è che ce n'è tantissimi, probabilmente. Anche se in realtà ce n'erano, Ce n'erano, però. Ce n'erano, Acrocanthosaurus cacciava sauropodi. Sì, quello sì, era bello grosso, però sai cosa? Era uno. Un sauropodo piccolo aveva tanti predatori. Eh sì. Quando sei alla base della catena alimentare. E poi è molto carina, c'è una serie di impronte fossili, sicuramente le conosci, di questo sauropode che, tra virgolette, scappa e ci sono le impronte di fianco di un acrocanthosauro che a un certo punto gli salta addosso e quindi le impronte sono zampa destra, zampa sinistra, zampa destra, zampa destra di nuovo e zampa sinistra. Praticamente ha fatto un salto e con un'artigliata della zampa sinistra. Abbracciato. Sì. Oh. È fantastico quella fila di impronte lì perché è veramente una storia. Dove che si trova tra l'altro? Non lo so. Probabilmente negli Stati Uniti, visto che comunque Acrocanthosaurus stava là. Allora, non lo so di preciso. Va bene, quindi diciamo che la questione sangue caldo, sangue freddo è un po' complessa e diciamo che dare una risposta, soprattutto in questa sede, al momento non si può fare. Diciamo che delle risposte definitive, nette, è sempre un po' difficile qua. Soprattutto su argomenti un pochino opinabili, un po' fumosi o dove non ci sono i dati, giustamente non possiamo saperlo con certezza. Dove ci sono comunque dei buchi nella conoscenza ovviamente è difficile. Ma io qui ho un versus della nostra community che ci hanno detto in messaggio, che è un classicone, ovvero, anzi in realtà sono due. Il primo è tirannosauro saprofago cacciatore e il secondo è spinosauro acquatico terrestre. Allora, togliamoci subito il dente. Fabrizio è già sul piede di guerra, mo spacco. Sul piede di guerra, mo spacco tutto. Tirannosauro, per me tutte e due. Che problema c'è? Il mondo è un grande buffet, perché non approfittare? Esatto, sei il predatore all'apice del tuo ambiente. È una citazione di Aladdin. No, scherzo. What? No, ma non lo so. La canzone del genio. Cioè, Forse l'avrò visto due volte Aladdin. Mamma mia, che tristezza. No, vabbè, stasera recupera. Disney Plus ce l'hai. Che è lo sponsor di questa puntata. Mi raccomando, vorreste vedere Aladdar, ma non sapete dove? Su Disney Plus. Aladdin. Aladdin, che Aladdar? Aladdar e quei dinosauri a tema. Sì, ma Aladdar e quei dinosauri. A lasciare fare, tutto un mix, un mischione. E quindi Aladdar predava attivamente le sue prede oppure mangiava secondo geni? Me Aladdar, essendo cresciuto dai lemuri, era abbastanza sveglio da lanciarsi addosso agli altri dinosauri. Ok, ce la faceva. Ok, ci sta. Si è anche visto cadere il meteorite. Pensa a te, cioè, quanta sfiga può essere uno, è sopravvissuto, cioè. Uno di quei pochi. Aladdar era sangue caldo? Stasera glielo chiedo. Bravo, quindi. Quindi tirannosauro sia cacciatore sia saprofago. Perché no? Ti trovi già una cosa pronta, non devi neanche cacciarla, ci sta.
sta sì, probabilmente è anche uno stomaco che regge, cose un po', insomma, un po' stagionate. Sì, queste categorizzazioni, soprattutto spacchettamenti a compartimenti stagni, sono una cosa tipica nostra, insomma. Cioè, la natura non ragiona così, nel senso, se c'è da mangiare, si mangia. Cioè, a meno che tu non sei un particolare tipo di animale che si nutre solo di quella cosa, a quella determinata condizione, che ci sono... Strano che non siano estinti, allora, no? Se troppo settoriali... È perché magari, non so, sono molto semplici, non lo so. Tipo il panda col bambù. Cioè, non ho mai visto un panda mangiare qualcosa che non fosse bambù. Il panda o il koala con l'eucalipto. Sì, perché lì cambia appunto una cosina, bam. E infatti il koala è funzionalmente estinto. Oddio, c'è del dibattito su questa cosa, però si dice questa cosa. Anche del panda si dice. Però quello lì è proprio un caso, diciamo, più unico che raro, di estrema specializzazione. Se fondamentalmente ti capita di mettere davanti una carcassa o un animale vivo davanti a un leone, quello se lo mangia, cioè non è che... Anche se i felidi sono degli animali che tendenzialmente tendono a essere molto cacciatori attivi, quindi se possono scegliere, mangiano, gli piace cacciare, la carcassa se la mangia. Addirittura i leoni fanno cleptoparassitismo, quindi rubano le carcasse agli altri animali. Sì, poi che... dipende appunto se è appena morto l'animale, lo mangiano. Anche quello, ma poi... Perché poi ci sono degli animali che sono specializzati invece nel mangiare degli animali morti da tanto tempo. Sì, esatto. Che non è da tutti però quella cosa lì. Esatto. Tanto è vero che alcuni animali come metodo di difesa fingono di essere morti. E il predatore non lo mangia. Addirittura gli opossum, ma anche alcuni serpenti come la biscia d'acqua, emettono degli odori puzzolenti per far capire che io va che sono in decomposizione da un po'. Ed effettivamente potrei, se tu non hai male, uno stomaco capace di digerire quella roba lì, cioè è molto pericoloso. Poi un altro che dice... L'altra cosa era spinosauro acquatico terrestre. Perché non volante a questo punto, come dicevamo prima, non planante. Sì, no, spinosauro veramente me lo stanno martoriando, cioè veramente... Se nuotava poteva fare un po' di tutto, no? Sì, assolutamente. Sicuramente, cioè sicuramente, probabilmente un animale fluviale. A me la cosa che mi fa tutto sommato un po' storcere il naso con questo dibattito è che fondamentalmente le persone che sostengono che è acquatico sono quelle che l'hanno scavato barra studiato lo scheletro. Le persone che sostengono che è terrestre non hanno mai fatto tutto questo. Quindi... Quella coda che ha una forma molto specifica... Che fosse per bellezza, insomma. Però c'è chi dice che era per bellezza. C'è chi dice anche che i dinosauri non sono mai esistiti e sono stati messi lì per testare la fede del mondo. No, vabbè, a parte i negazionisti. Però effettivamente chi non ha studiato e dice che lo spinosauro è un animale terrestre sostiene che la coda sia un display visivo. E quindi, sai, magari tutte e due. Che comunque è detto da persone che sono molto esperte di dinosauri. E quindi, quindi dall'esterno dici, ok, ma chi ha ragione? Sai cosa? Molte volte, anche qui si ragiona per compartimenti stagni, a volte si tende a, diciamo, non considerare quanto gli animali siano capaci di nuotare. Per esempio, ti dirò un animale che è capace di nuotare, perché solitamente tu non consideri un animale che nuota, che era... Solo il bradipo. Bradipo, sì, anche bradipo, ma anche la giraffa. Giraffa è capace di nuotare. Ma lei cammina sul fondo e respira comunque, no? quello, però sai, dopo un po' il fondo finisce. No. Però sono stati visti gli esemplari giovanili, in questo caso di giraffe, che nuotavano. La stessa cosa appunto, ma anche l'elefante. Non è che lo dici, un animale acquatico. Eppure qua nuota benissimo. Quindi anche lì, acquatico, magari sì, non era un predatore che andava a 200 all'ora come un marlin, ma grazie al piffero, nel senso, che gli serviva andare a 200 all'ora sott'acqua? Però questo non vuol dire che non nuotasse. Poi non ti serve andare a 200 all'ora, ti basta andare un po' più veloce alla preda. Sì, oppure magari essere in grado di prenderla di sorpresa. Cioè, la velocità sulla lunga distanza non è un valore assoluto nella predazione, quindi a questo punto... un grande boh. No, un grande tutti e due. Sì, dai, più acquatico secondo me. Più acquatico anche secondo me. Spinosauro, sì. E poi l'ultimissima riguardava il ruolo dell'uomo nell'estinzione di fine paleolitico. Ovvero... Ah, ok. Pensavo tipo, sta parlando di Albano. Stiamo per parlare di quello. No, allora, secondo me Albano ha veramente combattuto contro i dinosauri? Ha visto la foto? Sicuramente li ha visti lui i dinosauri. Probabile. Ma questo è interessante. Più che altro perché il dibattito, vero dibattito, ormai non c'è più questo dibattito, però il dibattito pubblico, diciamo, è stato l'uomo estinguere il mammut, eccetera, eccetera, è stato il cambiamento climatico.
Anche qua un mix di fattori. Mm-hmm. Beh sì, diciamo che l'uomo comunque ha contribuito molto volentieri a ridurre la popolazione di mammut. Di mammut e anche di altri animali, sicuramente altri l'uomo animali. Ha contribuito tanto. È interessante vedere come con l'espansione dell'Homo sapiens mm-hmm. avvenuta, non mi ricordo quante migliaia di anni fa, adesso non voglio dire delle stupidaggini, non lo dirò, però effettivamente durante l'ultima espansione dell'Homo sapiens, quando noi siamo usciti dall'Africa, abbiamo incontrato poi i Neanderthal che erano già in Europa e abbiamo incontrato altre popolazioni umane che erano in giro per l'Asia e per il mondo. Effettivamente si è visto che quando erano arrivati i Neanderthal in un determinato areale, la popolazione degli animali, soprattutto della megafauna, era rimasta pressoché invariata. Quando è arrivato il Sapiens, la megafauna è scomparsa. Mm. Ed è scomparsa anche la fauna umana che non era Sapiens. Infatti le ultime popolazioni di Neanderthal che sono rimaste, tra virgolette, vive per più tempo, erano sempre più verso il Portogallo. Quindi noi quando, come Sapiens, ci siamo spostati in Europa, i Neanderthal sono scomparsi da Grecia, da Italia, da Francia, Germania, da Spagna e poi gli ultimi in Portogallo. Sono stati spinti sempre più... Allora, c'è chi diceva all'inizio che c'erano state delle battaglie tra Sapiens e Neanderthal. Probabilmente c'è stato un mix di concatenazioni di cose, quindi magari qualche gruppo sarà anche stato cacciato via, qualche gruppo sarà stato inglobato nei Sapiens, nostri. Anche perché noi abbiamo delle parti di DNA nel nostro organismo che dimostrano effettivamente che noi ci siamo ibridati con Neanderthal, quindi la storia della nostra evoluzione è molto più complicata di quello che sembra. Sicuramente per quanto riguarda la megafauna, noi abbiamo coinciso con lo scomparire della popolazione di animali come bisonti, come elefanti, come appunto mammut, lanosi e non solo, da dove ci trovavamo noi. C'è anche da dire che il più grande impatto dell'uomo sulla megafauna si è avuto in dei posti in cui l'uomo è arrivato ma parecchio dopo, come l'Oceania, il Nord America e il Sud America. In questi posti qua tutta la megafauna primigenia che viveva lì si è praticamente estinta. In Europa uguale. Fondamentalmente gli unici posti in cui si è conservata una megafauna relativamente primigenia che poteva coincidere con alcune popolazioni di mammiferi di fine Pleistocene sono l'Africa e l'Asia tropicale. Questo perché lì l'uomo si è coevoluto con questa megafauna, quindi fondamentalmente gli animali hanno trovato un modo di convivere con l'uomo e non solo sono arrivati piombare così all'improvviso a occupare lo spazio e soprattutto a ucciderli, quindi c'è anche questo discorso da tenere presente. Poi ovviamente la fine del Pleistocene è stata un grande mix di cambiamenti climatici, ambientali eccetera eccetera, per cui alcuni animali molto adattati ad alcuni ambienti si sono estinti con la sparizione di questi ambienti, soprattutto in ambienti freddi tipo mammut appunto lanoso. Sì, e anche viceversa, perché dove vivevano mammut lanosi e comunque dei mastodonti, degli animali così, prosperavano le foreste, mentre adesso invece non ci sono più le foreste perché non ci sono più quegli animali che concimano, che rimestano il terreno, che creano un ambiente favorevole alle piante. Sì, poi nello specifico il mammut lanoso probabilmente stava in delle zone un po' meno forestali, però per esempio alcuni elefanti come i Paleoloxodon, sì, che sono questi parenti dell'elefante africano, però diciamo più grossi, quelli probabilmente stavano anche in contesti forestali, e quindi il fatto di avere questa enorme quantità di concime influiva anche l'ambiente circostante. Assolutamente. Esatto. Ok, quindi siamo giunti alla fine di questo episodio sui versus della paleoarte, quindi grazie Fabrizio e grazie Simone, e se per caso aveste dei dubbi riguardo ai versus o voleste un'opinione riguardo a qualche argomento che non abbiamo trattato, vi invito a scrivere nei commenti sotto al video o sotto al podcast, sì, ovunque voi lo stiate ascoltando, oppure potete scriverci sul gruppo Telegram di Mamma Vado a Fare il Paleartista, che sarà disponibile da quando ascolterete questa puntata. Ma vero? Sì, incredibile. Ma fantastico. Dove potrete ovviamente essere aggiornati sull'uscita dei video, su sondaggi, e potete anche fare delle domande. E quindi possono parlare anche con noi. Esatto, troverete il numero di telefono di Fabrizio soprattutto. Potete scrivergli a qualsiasi orario. Sarà il nome del gruppo, sarà tra il numero di telefono di Fabrizio. Aia. Comunque, vi lasciamo il link al gruppo Telegram qua sotto e vi aspettiamo per la prossima puntata. Ciao! Ciao! Ciao a tutti!